Buongiorno, bentrovati, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Filo Diretto. Abbiamo mezz'ora da passare oggi su un tema importante. Parliamo di medicina. Avrebbe dovuto esserci Cristiana Zanetta, che come sapete è molto più diciamo esperta, ha un'esperienza notevole su questa. Su questi appuntamenti che cerchiamo in qualche modo di ripetere settimanalmente per avere più informazioni sulle malattie, sulle patologie che ci interessano. Ieri era il 21 settembre ed è stata la giornata mondiale, dedicata all'Alzheimer. Una giornata istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma anche dall'Organizzazione Internazionale Alzheimer Disease International. Abbiamo qui con noi ospite il primario di geriatria dell'azienda ospedaliera di Alessandria, Aldo Bellora. Buongiorno, Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli spettatori. dottore. Questa è una malattia che fa un po' paura, no? Nel senso che è un po' subdola, è difficile riconoscere. È una malattia Dall'inizio. subdola e purtroppo è una malattia che va ad aumentare nei numeri all'aumentare dell'età. Sappiamo che la popolazione mondiale, in particolare quella italiana e ancora di più in particolare quella del Piemonte e di Alessandria, hanno un'alta percentuale di anziani e quindi ci troviamo a dover combattere, comunque a dover affrontare questo tipo di malattia che, come diceva lei, è particolarmente importante e difficile da diagnosticare, difficile da gestire, da controllare nella sua evoluzione. Ci sono dei segnali che però a casa, insomma, i parenti, chi vive con una persona che ha un problema di questo genere, possono, sono dei sintomi che insomma, sono evidenti, che possono leggere. Ma allora, il famoso tempo zero che chiamiamo noi clinici, che è quello nel momento in cui ci rendiamo conto, comunque il familiare si rende conto che siamo davanti a una patologia di questo tipo, è in genere spostato in là di un paio di anni, nel senso che quando vengono i nostri ambulatori tu gli fai delle domande al familiare, vedendo anche il paziente come si comporta, insomma, valutando anche nell'insieme il paziente attraverso una valutazione che noi geriatri chiamiamo la valutazione multidimensionale. Fai delle domande ai familiari, ai famosi caregiver, che sono le persone che si occupano di questo tipo di paziente, e ti accorgi che forse i primi sintomi erano qualche anno prima del famoso tempo zero, quando insomma, veniamo ad affrontare la malattia. I primissimi sintomi in genere, ma non è obbligatorio quello che sto dicendo, sono i sintomi della memoria, soprattutto della memoria a breve termine. Sappiamo bene che, ma poi si sente dire molto facilmente in giro, che si ricorda le cose del passato, ma non si ricorda le cose recenti. Questo succede forse un po' anche a noi, se vogliamo, e non per questo dobbiamo essere per forza tutti colpiti da malattie di Alzheimer o da una qualche forma di demenza, per fortuna. Anche se i numeri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità parlano di circa 55-60 milioni di pazienti affetti da una qualche forma di demenza. E se i dati della letteratura sono esatti, e anche qui ci sarebbe un po' da discutere, 35-40% delle forme di demenza sono l'Alzheimer. Quindi memoria a breve termine, qualche disorientamento nel tempo e nello spazio, poi ogni tanto sentiamo anche in televisione pazienti, persone che si perdono, non trovano più la strada di casa, sbagliano gli indirizzi, confondono i volti dei familiari, confondono, questo poi all'aumentare della sintomatologia. Però i primissimi sintomi direi che la memoria, i disturbi del linguaggio, e magari l'orientamento più nel tempo che non nello spazio. A parte i sintomi, c'è uno stile di vita che magari influisce di più, uno stile di vita che bisognerebbe invece tenere per allontanare il rischio di questa malattia? Anche qui la letteratura ci viene in soccorso e ci dice che chi ha un livello culturale più elevato rispetto a uno che ha un livello culturale minore, in chi mantiene una vita sociale, in chi mantiene uno stile di vita adeguato, la famosa attività sportiva, la dieta mediterranea e quant'altro, si dice che dovrebbe avere una percentuale di rischio minore di andare incontro a questa malattia. Però proprio recentemente leggevo qualche studio dove pare essere in parte smentito tutto questo. Quindi
Cioè, manteniamo l'attività fisica, l'attività sportiva, quello che vogliamo, la dieta, la famosa dieta mediterranea, ovviamente sono cose da percorrere continuamente, anche perché ci preservano da altri tipi di malattie, ad esempio le malattie dell'apparato cardiocircolatorio, dell'apparato respiratorio. Sul discorso demenza, soprattutto demenza degenerativa o Alzheimer, come la vogliamo chiamare, c'è qualche dubbio che effettivamente questo stile di vita ci aiuti poi così tanto come si sente dire in giro. Però d'altronde non abbiamo poi particolari strumenti al di là di qualche farmaco, anche di qualche farmaco nuovo che è uscito recentemente, sui quali anche qui ci sono dei grossi punti interrogativi. Quindi mettiamo in campo tutto quello che possiamo utilizzare per cercare di controllare l'evoluzione di questa malattia, che è una malattia cronica degenerativa e al momento non è controllabile più di tanto. Dottor Bello, lei insomma da primario ha sicuramente, oltre che la responsabilità di quello che è la parte medica, anche la parte organizzativa, perché è difficile tenere anche questo tipo di persone che presentano questa patologia in un reparto come geriatria, voglio dire, forse bisognerebbe organizzare con qualcosa di più specifico, no? Ma allora, diciamo che perché tanti poi ti senti dire quando ti chiamano, neppure vengono nei nostri controlli, ma sarebbe bene ricoverare questo paziente perché ha la forma di demenza. Purtroppo il ricovero non è sempre indicato in questi pazienti, proprio in queste persone, perché il cambiare ambiente, cambiare suoni, cambiare luci, cambiare persone, cioè vedere, soprattutto andare a dormire in posti dove non sei solo in stanza, con altre persone può essere motivo di ulteriore confusione. Quindi vai poi a slatentizzare dei sintomi che a casa magari potresti controllare. Quindi il punto di forza in questi casi non è tanto il ricovero, la gestione delle nostre degenze per questi tipi di pazienti, quanto più l'attività ambulatoriale. Alessandria ha istituito già dal 2000, anno in cui sono nate le famose UVA, le unità valutative Alzheimer, che sono nate per poter formulare una diagnosi e somministrare attraverso dei piani terapeutici e dei farmaci indicati per questo tipo di malattia, è da noi molto attivo questo tipo di ambulatorio. Adesso ha cambiato acronimo, quindi prima era UVA, quindi tutti ancora lo conoscono come UVA. Quindi unità valutativa Alzheimer, oggi si chiama CDCD, Centro Disturbi Cognitivi Demenza. Cambia poco, forse prima era un po' più sbilanciato sull'Alzheimer, perché era la malattia, la forma di demenza che più mette angoscia, ma come sappiamo poi purtroppo non esiste solo l'Alzheimer, esistono altre forme di demenza. E quindi l'attività ambulatoriale è quella che la fa un po' da padrone in questi casi. Anzi, ancora recentemente abbiamo avuto attraverso dei fondi regionali che sono arrivati in 12 o 13, se non ricordo male, ambulatori CDCD del Piemonte per organizzare dei corsi e delle piccole lezioni fatte ai familiari, quindi ai famosi caregiver. E cercare di fare in modo che il paziente venisse gestito dal familiare nel miglior modo possibile. Sono poi le famose terapie non farmacologiche, le TNF, che a volte si legge, che sono proprio, io direi, una valida alternativa alla terapia farmacologica che, come ho detto, non hanno poi dei grossissimi risultati come ci si potrebbe Questa aspettare. sarebbe stata la mia prossima domanda, nel Domande. senso esistono delle medicine che in qualche modo possono migliorare la situazione e la ricerca, a che punto è la ricerca medica in questo senso, Allora, in questa direzione? i primi farmaci sono nati direi alla fine degli anni 90, poi si sono così un po' più settorializzati attorno al 2000. C'è una miriade, io ho una diapositiva quando vado ogni tanto a fare qualche chiacchierata in giro dove ci sono tutti i farmaci che sono stati un po' messi a punto per la gestione della malattia di Alzheimer. Ce ne sono veramente migliaia, alla fine siamo rimasti a quattro farmaci che sono il donepezil, la rivastigmina, la galantamina e la memantina. Poi si è aggiunto, devo leggerlo perché è un nome che mi dimentico sempre, i famosi anticorpi monoclonali,
che è l'aducanumab. È stato approvato recentemente dalla Food Drug Administration, c'è stato qualche studio, però anche qui gli effetti collaterali non sono da poco, perché pare che favoriscono l'insorgenza di fatti emorragici a livello cerebrale, piccoli infarti, piccole lesioni emorragiche a livello cerebrale. E quindi anche qui, al momento in Italia, non so se c'è qualche centro che lo stia sperimentando, ma da noi non è ancora tutto questo. Però anche qui i primi studi non sembrano essere particolarmente favorevoli. Quindi proprio per questo motivo le terapie non farmacologiche, che dette da un medico possono sembrare quasi un insulto, però effettivamente l'aiuto che può dare è lo psicologo, è la famiglia, è il caregiver, in accordo con il medico, in questo caso con il medico geriatra o neurologo, sono forse le cose che più ci possono aiutare in questo momento. Ecco, lei ha citato lo psicologo o altre specialità. Nel caso in cui un familiare si accorgesse di un problema del genere, per prima cosa da chi dovrebbe andare per Allora, capire? per noi una cosa molto importante è comunque la collaborazione con il medico di medicina generale, perché poi è quello che è più a contatto con il paziente. Quindi in genere il parente, il familiare si rivolge al medico di medicina generale e inizia a esprimere i propri dubbi, le proprie perplessità in merito a alcune sintomatologie che hanno sviluppato. Dopodiché in genere, io parlo per la realtà alessandrina, si rivolge al nostro ambulatorio che è in geriatria. E viene sottoposto ad alcuni accertamenti in collaborazione con la struttura di psicologia, dove c'è la dottoressa Sterpone e il dottor Pepoli, Antonio Pepoli, che è quello che poi più direttamente si occupa della gestione della parte diagnostica psicologica. E poi c'è un medico geriatra dedicato nel nostro ambulatorio che mette assieme un po' tutte queste cose e cerca di formulare una diagnosi che non è mai una diagnosi certa, purtroppo, perché poi la diagnosi definitiva è solamente una diagnosi che si potrebbe fare post mortem, mandando fare un prelievo di tessuto cerebrale, quindi diventa problematica farla in tempi durante la vita, però abbiamo delle buone diagnosi di probabilità di malattia di Alzheimer. Quindi quando si parla di probabile malattia di Alzheimer, significa che verosimilmente siamo proprio in quest'ambito. Senta, ma a proposito di questo, i protocolli, lei ha parlato prima di nuove medicine, il sistema, il modo di curare i malati di Alzheimer è simile in tutto il mondo, voglio dire? I progressi scientifici che arrivano, che so io, dall'Inghilterra, dalla Germania o dall'America sono quelli che applichiamo anche noi in Italia? Ma io spezzo una lancia a favore della sanità italiana, perché io ritengo che anche in questo campo, come in altri, ci sia una particolare attenzione al paziente, cioè al soggetto che è comunque malato. Ormai con i tempi di internet, io mi ricordo che anni fa, quando c'era qualche protocollo che facevano, adesso dico a Milano piuttosto che a Roma o a Londra o a Parigi, la gente partiva e andava. Giustamente cercava di avvicinarsi a questi centri per poter avere le migliori cure possibili. Oggi, con la comunicazione, con internet, le solite frasi fatte che diciamo sempre, ormai quello che fanno in tutto il mondo lo siamo in grado di farlo anche noi. Anzi, devo dire che poi la scuola italiana in questo campo non è ultima rispetto ad altri centri, quindi molte volte. La sanità italiana non è da sottovalutare anche in questo caso rispetto alle altre Certo. sanità europee e mondiali. Allora, tra poco vorrei chiederle, adesso faremo una pausa per passare lo spazio, per dare spazio all'informazione, ma per le anticipazioni, giusto per i titoli, poi torneremo insieme per la seconda parte. Vorrei chiedere del tipo di rapporto, del tipo di dialogo che deve tenere la famiglia, diciamo, intorno alla persona che viene colpita da questa malattia. Però me lo dice dopo poco, professor Bellora. Passiamo alla linea Katie Porceddu, che vedo già in posizione, che ci può dare le anticipazioni. Professor
sulle notizie principali del nostro telegiornale delle 12:30, poi ci sarà un minuto di pubblicità e poi torneremo insieme. Grazie. Ciao Dede, buongiorno anche al tuo ospite. Tra poco nel nostro telegiornale ci occuperemo della sparatoria avvenuta ieri attorno alle 19:20 in pieno centro ad Asti. Una donna è stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco a una gamba, si trova ricoverata in ospedale, per fortuna non è in pericolo di vita. Il fatto, mentre questa signora di 45 anni si trovava insieme alla figlia, le indagini dei carabinieri. E poi i lavori lungo la linea ferroviaria tra Acqui Terme e Genova, lavori che stanno costringendo i pendolari ad usufruire dell'autobus, però ci sono anche molti che invece stanno decidendo di scegliere l'autostrada, la A26. E poi il nuovo fuoristrada per la protezione civile dalla provincia di Alessandria, un progetto che è stato reso possibile dalla Fondazione Kral. E infine i 15 giorni di festa al quartiere Cristo di Alessandria, che inizieranno nel prossimo fine settimana, tantissimi gli eventi e tra questi anche la partecipazione di Manuela Arcuri e di Gio Squillo. Questo è molto altro, ci vediamo tra poco. Benvenuti ancora una volta alla seconda parte di Filo Diretto. Stiamo parlando di Alzheimer, stiamo parlando col primario di geriatria dell'ospedale di Alessandria, Aldo Bellora. Dottore, dicevamo prima di interrompere per le notizie e la pubblicità, che tipo di rapporto è meglio che tengano i familiari quando si trovano qualcuno in casa che ha questo tipo di patologia? Questa è una domanda che spesso e volentieri ci viene posta dai familiari, ma come devo comportarmi quando fa così, quando invece gli dico di fare una cosa e la fa l'altra, sembra non sentirmi, eccetera. Allora, quello che diciamo un po' tutti è questo. È ovvio che ragionandola poi anche da figlio è normale che tutti si cerchi di recuperare quelle poche capacità residue che hanno ancora, quindi si mangia, dico, a mezzogiorno, all'una, ti alzi alle 8. Si va a dormire alle 9, 9 e mezza, puoi fare la colazione, la cena alle 19:30, alle 20. Non sempre, purtroppo, è così, a volte, proprio perché è un paziente affetto da demenza, quindi il paziente non vuole mangiare a mezzogiorno, preferisce mangiare alle 3 piuttosto che vuole uscire a metà mattina, quando in realtà non è mai uscito. Se ci riusciamo a recuperare così quelle che sono così, la tempistica della nostra quotidianità, ben venga, perché comunque è una buona cosa. Ma quando vediamo che non facciamo altro che poi andare a irritare ulteriormente, quindi a scatenare dei sintomi dal punto di vista comportamentale, quello che diciamo un po' tutti noi è quello, cerchiamo di adeguarci noi a loro, certo entro certi limiti. Se la persona vuole uscire alle 4 del mattino, penso che diventi difficile. Però cerchiamo noi di adeguarci, perché fare in questo modo andiamo a risparmiare sulle terapie poi di tipo comportamentale, che se ci possono controllare il sintomo da questo punto di vista. Ci espongono però anche a rischi, ci rendono il paziente molto più debole dal punto di vista della motilità. E tutti i sedativi, tutti i farmaci neurolettici non fanno altro che comunque
renderti un po' meno stabile anche dal punto di vista della forza muscolare, quindi disturbi dell'andatura e dell'equilibrio, e da qui poi le cadute che già avvengono in soggetti anziani cosiddetti fit, cioè comunque normali, immaginiamoci in queste persone, quindi si vanno poi a scatenare e a procurare delle altre forme di patologie. Essere più comprensivi possibili finché si può. È difficile, io lo capisco. Adeguarsi, adattarsi. È difficile da parte dei familiari, perché vorremmo sempre che i nostri cari si comportassero come si sono sempre comportati in passato. Purtroppo sono colpiti da questa malattia che è proprio difficile anche da percepire, comunque da poter gestire. Io faccio degli esempi stupidi molte volte, dico: hai la polmonite, fai la radiografia, fai gli esami di sangue, inizi la terapia antibiotica. È una malattia che bene o male tocchi, comunque riesci a toccare. Invece questa malattia, che è così molto fumosa, ha questi sintomi molto sfumati, a volte troppo evidenti per poter essere gestiti. E quindi il paziente, soprattutto il parente, si trova così con un pugno di mosche in mano e rimane a sua volta colpito da questi disturbi, perché non disturbi di tipo dementigeno, ma disturbi magari di tipo depressivo-ansioso. Sì. Alla fine vai a curare molte volte anche il parente del paziente. È contagioso nell'umore. È contagioso nell'umore, purtroppo sì, ma perché proprio nelle forme con la A maiuscola, dico, quindi l'Alzheimer, bello proprio quello da libro, è effettivamente una patologia devastante, e chi c'è attorno ne paga poi le conseguenze. Senta, lei mi diceva prima di un progetto sperimentale. Il 19 ottobre ci sarà questa giornata dedicata a questo progetto, partito con la Regione Piemonte, se non sì, la Regione Piemonte ha messo a disposizione dei fondi, era relativo al triennio 21-23, siamo partiti per forza di cose un po' più tardi, e quindi tra pochi mesi terminerà. Ci sono stati dei fondi che sono stati dedicati all'acquisto di materiale che stanno gestendo i nostri psicologi, e soprattutto sono stati formulati dei corsi per i familiari, come dicevo in precedenza, proprio per cercare di alleviare così le, chiamiamole pure, sofferenze, i disagi che la famiglia prova in questa terribile malattia. E il 19 di ottobre, arriviamo con un mese di ritardo rispetto alla giornata mondiale dell'Alzheimer, che ripeto, che era ieri, che è partita già dal 1994, che tutti gli anni viene ricordata proprio il 21 di settembre, ma noi volevamo farla giusto a termine di questo progetto, proprio per così suggellare questi fondi che ci sono arrivati e questa iniziativa che c'è stata. È una cosa che è stata particolarmente apprezzata, peccato che, infatti siamo un po' sul disperato, se mi passa questo termine, perché i finanziamenti erano finalizzati solo per il triennio, e quindi dovremmo cercare di sopperire in qualche maniera quello che abbiamo fatto in questi due annetti, e devo dire con dei riscontri particolarmente favorevoli da parte dei familiari e dei pazienti. Era rivolto non a un Alzheimer conclamato, tutto questo, ma alle forme di Alzheimer, o comunque quelle forme che probabilmente, di demenza, che probabilmente stanno un po' evolvendo. Quelle famose mild cognitive impairment si chiamano, che sono quelle sintomatologie ancora più sfumate che ci lasciano poi un po' lì a metà strada, e dice: cosa succederà? Sarà una forma depressiva, sarà una forma passeggera, oppure è un inizio di demenza? E quindi questo progetto si è svolto un po' in questi termini. E quindi il 19 di ottobre ci sarà questo evento, al quale ovviamente speriamo partecipino in tanti. Senta, abbiamo meno di un minuto. Che percentuale della popolazione colpisce questa malattia? Allora, i numeri della letteratura secondo me sono particolarmente gravi, particolarmente impegnativi. Si parla di 55-60 milioni di persone affette da una qualche forma di demenza e un 30% di Alzheimer. Si dice che una persona ogni tre secondi ha una diagnosi di malattia di Alzheimer.
diciamo che un 3% Un di attorno ai 3%. 65-70 anni potrebbe avere una forma di demenza e forse anche di Alzheimer. Grazie dottor Bellora, grazie per questo dialogo molto interessante, primario di geriatria dell'ospedale di Alessandria e punto di riferimento anche per questa malattia dell'Alzheimer di cui dicevamo ieri, è stata la giornata mondiale. Grazie per la partecipazione, ci Grazie a rivedremo voi. prossimamente.